Una storia millenaria, una città eterna. Benvenuti al derby della capitale. 90 minuti fondamentali, uno stadio bellissimo. Questo è il Dalus di Lisbona. Siamo pronti, Pierluigi Pardo e Luca Marcheggiani. Ciao Pierluigi, ciao a tutti. Non vedo l'ora che inizi questa partita. Ci siamo quasi. E allora chiedo a Luca Marcheggiani che chiave tattica si aspetta decisiva per questa gara. La condizione fisica delle squadre mi sembra buona. Credo e spero che vedremo un bello spettacolo. Potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Via la gara. Colpisce pieno il pallone. Tiro assolutamente fuori bersaglio. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Luis Alberto. C'è Lucas. Correa. C'è Lucas. Passaggio perfetto. Ha segnato. Non potevano sperare in un inizio migliore. Sono partiti benissimo. Non è un caso che abbiano subito trovato il vantaggio. Grande movimento nello spazio. Splendido l'assist. Sì, si sono trovati alla perfezione. Davvero un gran bel gol. Un inizio pazzesco fra queste due squadre, subito il gol. Un avvio strepitoso, ma la partita è ancora lunga. Sceglie il compagno da servire. Occhio al tiro. Ci sarà calcio d'angolo per la Roma. Palla al centro. De Rossi. Provano il contrattacco. De Rossi. Cerca la profondità. Non si fida, spazza via. Palla De Rossi. Colaro. C'è la conclusione da lontano. Ottima la parata del portiere. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Tocca verso il centro. E c'è la conclusione. Entrato completamente fuori tempo, sarà calcio di punizione. Brutto l'intervento e adesso inevitabile, arriva anche la sanzione, cartellino giallo per lui. Luis Alberto. C'è un'occasione. Può calciare a rete. Buono l'intervento a liberare. Lucas. Radu. Radu. Devono giocarla con più tranquillità. Partendo dalla difesa, stanno buttando via troppi palloni. Ora può andare con il cross.
Hanno ottenuto una buona rimessa nella metà campo avversaria. Cerca il secondo palo. Calcio d'angolo tra le braccia del portiere. Luis Alberto. Può crossare. Occhio al cross. Blocca il portiere. Luis Alberto. Correa. Colaro. Luis Alberto. C'è Lucas. Prova il filtrante. È in area. Da lì può provare. Il portiere l'ha fermato con grande tempismo. Per il portiere qui non è stato difficile fermarlo. Troppo indeciso su come superarlo. Scavalca la difesa. Non c'è fuori gioco, ci va. Era troppo solo, non poteva fare altro. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. Possibilità per il tiro. Palla larga sulla destra. Una buona occasione. Prova con il tocco basso. Sarà rimessa laterale anche in questa occasione. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Palla persa, potrebbe essere un'occasione. Luis Alberto. Luis Alberto. Ottimo da Evai. Pallone lontano dalla zona pericolosa. La spinge in avanti. 30 minuti sul cronometro del primo tempo. Luis Alberto. Può concludere. E prova, spazza via e libera l'area. No, così non va, sono troppo statici, non ci sono sbocchi per la manovra. Colaro. Ecco il cross. Sale di testa. Ci ha messo troppo, ha perso l'attimo. Conclusione troppo incerta, sembrava quasi che avesse paura di sbagliare. C'è Lucas. C'è Lucas. Luis Alberto. Interviene con sicurezza. C'è spazio in contropiede. È dunque rimessa laterale. Colaro. Cerca spazio.
Nuova rimessa laterale, continuano a spingere. Prova a sventagliare sul secondo palo. La mette fuori. Aggancia il passaggio. Mancano 5 minuti alla pausa e sono in vantaggio di un gol. Pallone che termina fuori. Fuori, ci sarà rimessa laterale. Pallone che esce dal gioco, sarà rimessa. Correa. Viene messo giù, sarà calcio di punizione. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Ci ha provato. Ottengono una buona rimessa da posizione interessante. Qualcuno adesso deve liberarsi, deve muoversi, andare e proporsi per il passaggio. Arbitro dice che può bastare, si chiude così il primo tempo. Analizzando le statistiche si può notare come si sia trattato di un primo tempo molto equilibrato. Le squadre hanno tirato in porta pochissimo, anche se c'è stato un gol. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo ovviamente se ci saranno margini di recupero della ripresa. Chi si collegasse soltanto ora, insomma, sappia che si è perso davvero un bel primo tempo, ma ovviamente anche questi altri 45 minuti ci regaleranno emozioni. Lazio e Roma. C'è El Shaarawy. Ecco un'altra rimessa in una zona potenzialmente molto interessante. Da fare, intercettato. Colaro. Ecco. C'è Lucas. Sbaglia il passaggio. Sceglie il lancio lungo. Può andare. C'è Lucas. Luis Alberto. C'è Lucas. C'è Federico Fazio. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Che botta tremenda. Grande parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. La battuta in mezzo.
Occhio al contropiede. Luis Alberto. Passaggio intercettato, poteva essere un'opportunità. De Rossi. Passaggio intercettato. Un buon pallone, va al tiro e il pallone finisce in rete. Questo gol gli dà ancora maggiore sicurezza. Era marcato bene, ma per fermarlo devono abbatterlo. Ha fatto vedere di cosa è capace, anche quando viene marcato strettissimo. Dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Attenzione, libero. Che colpo! Che spreco! Splendido il passaggio, il tiro, molto bene. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Correa. C'è campo per andare. Trova bene il compagno. Palla al centro. Prova Lucas. Ha aspettato davvero troppo a lungo. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Completamente fuori tempo, regala il calcio di punizione. L'arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino, che infatti arriva. Cartellino giallo. Vento ruvido, sarà calcio di punizione. Riceve e si prepara ad avanzare. Passaggio impreciso. C'è la possibilità di ripartire. C'è spazio per andare. Ottimo anticipo di Pezzini. Palla che zanna. Ottime le qualità di palleggio. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. Buona, si gioca. Prova infiltrante. Splendido intervento del portiere. Bel pallone filtrante, ma non è riuscito a concretizzare. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. E c'è la parata, splendida. Evitato l'intervento dell'avversario. De Rossi. Rubano il pallone. Correa. Bel passaggio di ritorno. Ha una buona occasione. I minuti sul cronometro in questa ripresa. Correa.
Gran tocco dentro. Posizione regolare. Soluzione in mezzo. Tutto bene, va nel tiro, però non è un dettaglio. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Vuole la profondità. Si alza la bandierina. Segnalazione di fuorigioco. Perfetto l'assistente. Da lì non si passa. C'è Lucas. Palla Gezzani. Brutto questo fallo, punizione giustissima. Intervento brutto e c'è il secondo giallo e dunque un uomo in meno. Decisione ineccepibile quella dell'arbitro. Palla verso il centro. Cerca il gol. Doveva spingerla in rete. Beh, lui ci ha provato, era una grande occasione per loro. Palla De Rossi. Crossa il pallone a centro area. E c'è la rete. Sono riusciti a rientrare in partita. Vedremo se troveranno il pareggio. Ha trovato il tempo giusto sul pallone e l'ha messa dentro. Sì, si è tuffato con il tempo giusto, davvero un bel gol. Adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Buona serie di passaggi. Ha servito male il compagno. Sbagliata la scelta di insistere in mezzo. Tutta la squadra sta partecipando alla fase offensiva, vogliono rientrare in gioco. E intanto il tempo sta per scadere. Vadelli. Guadagna metri. Sono riusciti bene a liberare. Buona opportunità laterale. Cerca la profondità. Si propone lateralmente. Colpisce di testa. Pallone dentro. Sembrava finita e invece l'hanno ripresa all'ultimo. Un gol bellissimo che dimostra la capacità di circolazione del pallone. La difesa non ha potuto fare nulla, disorientata da questa serie di passaggi.
Situazione di parità perfetta e siamo al tramonto della partita. Pareggio decisamente meritato. Ora possono addirittura provare a vincere la partita. Cerca spazio. Passaggio che non va a buon fine. Deve metterla dentro adesso. Grande slalom. C'è il cross. De Rossi. C'è Lucas. C'è l'errore nel tocco. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Ecco il fischio finale. Finisce in parità, nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore alle altre. Credo sia un risultato giusto. Il pareggio finale non deve trarre in inganno. È stata una bella partita in cui entrambe le squadre hanno provato a vincere. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato in questa diretta. Grazie soprattutto a Luca Marchegiani. A presto.